Buonasera a tutte e tutti. Spieghiamo per l'ultima volta, visto che siamo arrivati alla fine del nostro corteo, cosa abbiamo fatto oggi nelle strade della città di Reggio Emilia. Oggi, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale del migrante, abbiamo scelto di scendere nelle strade della città di Reggio Emilia al fianco dei migranti provenienti dalla Libia, che ormai vivono nella città e nella provincia di Reggio Emilia da più di un anno e mezzo. Queste persone sono qui nella nostra città e nella nostra provincia, e al 31 dicembre del 2012 scadrà il piano emergenza Nord Africa e non sappiamo quale futuro spetterà loro. Quello che chiediamo ad alta voce con la manifestazione di oggi è innanzitutto che dopo il 31 dicembre sia garantito a tutti un percorso di accoglienza dignitosa. Non basta sicuramente un tetto sulla testa e del pane da mangiare, ma chiediamo dei percorsi veri, dei percorsi che vadano verso l'autonomia delle persone, che ci sia un pieno accesso ai diritti. Oggi ad alta voce abbiamo reclamato che queste persone non debbano più essere profughi, ma cittadini della città e della provincia di Reggio Emilia. Ad oggi il comune di Reggio Emilia, così come molti dei comuni della provincia di Reggio Emilia, non riconoscono la residenza ai richiedenti asilo, chiedono loro un passaporto, un documento di identità, cosa che queste persone sono impossibilitate ad avere ed ottenere. Ma noi sappiamo benissimo che questo è solo un tecnicismo dietro cui ci si vuole nascondere, perché in realtà già la legislazione permette di superare questo tecnicismo, e infatti altri comuni della regione Emilia-Romagna hanno riconosciuto la residenza. Quindi vogliamo subito la residenza per tutte e tutti quelli che sono i richiedenti asilo che vivono nella città e nella provincia di Reggio Emilia. Questo è un primo passo che già da domani il comune di Reggio Emilia può fare, concreto. Non spetta al governo centrale, ma spetta proprio al governo di questa città, quindi se ne deve assumere tutta la responsabilità di rispondere a queste persone. Questo l'abbiamo detto più volte, è una battaglia per la dignità, per i diritti, e quindi ci riguarda tutte e tutti, nuovi e vecchi cittadini di Reggio Emilia. È per questo che siamo qua oggi e siamo qua a farlo appunto nella giornata in cui si celebra la giornata internazionale del migrante, è importante dirlo. C'è una prossima scadenza, prima del 31 dicembre, che è il 20 di questo mese, giovedì. In regione, nella regione Emilia-Romagna, si incontreranno gli assessori dei comuni, della provincia e della regione e discuteranno quella che viene chiamata l'exit strategy, la strategia di uscita del 31 dicembre. Ecco, i migranti provenienti dalla Libia che vivono a Bologna nei campi di Caprara, con cui noi ci siamo anche mobilitati, abbiamo fatto una manifestazione insieme nella città di Bologna, lanciano un nuovo appello di essere con loro sotto la regione per chiedere garanzie per il futuro. Quindi in regione, 20 dicembre 2012, giovedì, pochi giorni mancano, alle 14 siamo tutti invitati a questo presidio per reclamare diritti, dignità e futuro per tutte e tutti, e anche che venga fatto chiarezza sui soldi che sono stati spesi per l'emergenza Nord Africa, perché sappiamo che ci sono state delle situazioni veramente poco dignitose, anzi assolutamente non dignitose, dove le persone sono state trattate come degli animali e dove i soldi sono stati intascati da pochi. Parliamo per esempio della gestione dei campi di Caprara della Croce Rossa. Vale la pena ricordarlo sempre, bisogna fare chiarezza su tutti questi soldi, perché qualcuno ci ha lucrato sulla pelle delle persone che sono scappate dalla guerra della Libia. Rinnoviamo questo appuntamento e chiediamo subito
la risposta per la residenza, una risposta positiva che non può essere negoziata, deve essere data subito. Ringraziamo tutte e tutti per essere stati con noi oggi in questa importante giornata. È stato freddo, ma credo che abbiamo riscaldato il cuore di questa città a essere insieme e ad alzare la voce e alzare la testa. L'abbiamo fatto insieme ai migranti provenienti dalla Libia, ma insieme anche agli operatori del settore, a chi tutti i giorni vive con loro, però è anche capace di scendere nelle piazze insieme a queste persone. Anche gli operatori sanitari sono stati con noi oggi ed è importante, perché non basta garantire dei servizi, ma è necessario reclamare i diritti insieme. In questo modo possiamo costruire davvero una società migliore, una società diversa e la Reggio Emilia che vogliamo. Grazie a tutte e tutti. 20 dicembre 2012, Regione di Bologna, Emilia Romagna, per reclamare diritti e dignità futura. Residenza subito domani, Comune di Reggio Emilia, Sindaco, Assessori. Adesso basta, alziamo la